Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Questo sarà il primo video dell'anno e vedremo quali sono i miei 10 giochi che attendo di più per questo 2023. Quest'anno sarà pienissimo di giochi in uscita. Si spera che effettivamente tutti quelli annunciati, anche con data, ma anche quelli senza data, che comunque dovrebbero uscire quest'anno, effettivamente possano uscire quest'anno, dato che veniamo da 2 anni di rinvii costanti, ma sperando appunto che i problemi degli ultimi 2 anni siano passati e che ci sia consistenza nelle uscite, quello che ci aspetta è qualcosa di gargantuesco. Ma in questo video vediamo solamente 10 giochi, la mia top 10 dei giochi che attendo di più. In questa top 10 ci sono tutti i giochi che sono stati annunciati per il 2023, alcuni hanno una data specifica e tendenzialmente sono quelli entro i primi 6 mesi di quest'anno, altri invece sono TBA, quindi to be announced come data, o al massimo hanno un quarter di riferimento quando dovrebbero uscire, ma tutti entro quest'anno. Se avete piacere potete condividere anche la vostra lista sotto nei commenti e sarò felice di leggerla. Ma adesso cominciamo immediatamente. Alla posizione numero 10, Spider-Man 2 di Insomniac. Questo gioco è annunciato per quest'anno e per quest'autunno, ma non ha una data specifica e fino adesso non abbiamo visto quasi nulla in realtà, solo uno o al massimo un paio di trailer in CG. Ma certamente Insomniac ha un ottimo pedigree, tutti i giochi che ha fatto sono sempre stati di ottima qualità. Gli ultimi due Spider-Man sono stati, a mio avviso, dei giochi sicuramente molto divertenti, ben fatti. Non li ritengo certamente dei capolavori, però sono giochi che mi hanno divertito. Il mio unico problema con questi Spider-Man, o in generale con i giochi con un free flow combat system, diciamo così, è che spesso e volentieri, per quanto siano spettacolari e divertenti, dopo poco, a volte mi annoiano. Quindi questi Spider-Man li ho giocati, però sempre a spizzichi e bocconi, perché dopo un paio d'ore al massimo già mi andava un po' a noia quel combat system. Ma sicuramente sono dei giochi di ottima qualità e quindi voglio vedere cosa potranno fare con Spider-Man 2, perché questo dovrebbe essere un gioco next gen, chissà cosa poi alla fine vorrà dire, e vediamo se ci saranno effettivamente poi dei balzi qualitativi, tecnici o anche di idee che potranno essere appunto notevoli e notabili. Quindi insomma, quest'autunno Spider-Man 2 vorrei proprio provarlo. Alla posizione numero 9 io ho messo Baldur's Gate 3 di Larian Studio, data di uscita agosto 2023, non c'è un giorno specifico ancora, però agosto. Baldur's Gate 3 c'è poco da dire perché in realtà è un gioco accessibile a tutti su Steam in Early Access da praticamente un paio di anni. Si può giocare solamente il primo atto, però è stato costantemente aggiornato, sono costantemente state aggiunte nuove classi e ampliato questo primo atto, però chiaramente tutto si ferma al primo atto. Io volutamente non l'ho voluto comprare perché lo voglio prendere e giocare tutto insieme una volta che è in release, quindi abbiamo tutto il gioco completo. Sarà un gioco GDR occidentale classico a turni, però moderno, possiamo dire così. E da quello che abbiamo potuto vedere, perché chiaramente appunto come detto è in early access, sembra un gioco veramente di una qualità estremamente alta. Sarà un gioco certamente di nicchia, perché nell'era moderna del gaming e diciamo così dell'utenza media, i giochi di ruolo classici a turni di questo tipo non è che vendano benissimo, soprattutto in Italia, però il nome Baldur's Gate diciamo che riecheggerà e probabilmente porterà tantissimi veterani o semplicemente gente anziana come minimo a provare questo gioco. Io appunto sono molto curioso, quindi insomma aspetto agosto per giocarmi tutta la campagna di Baldur's Gate 3. Alla posizione numero 8 invece ho messo Resident Evil 4 Remake di Capcom, uscita 24 marzo, quindi finalmente abbiamo un gioco con una data precisa ed è anche abbastanza vicina. Io non ho giocato l'originale Resident Evil 4, è uno dei pochi Resident Evil che non ho giocato e quindi sono estremamente curioso di vedere questo remake di Capcom stessa, perché avendo giocato però il remake di Resident Evil 2, che però a sua volta avevo giocato all'epoca,
sulla PlayStation 1, ne ho potuto apprezzare l'estrema qualità del remake di Resident Evil 2. Quindi sono fiducioso che questo remake potrà effettivamente essere qualcosa di molto divertente. Inoltre dovrebbe essere comunque, anche se un po' diverso, abbastanza fedele, se non molto fedele all'originale, e quindi questo mi permetterà di riempire una lacuna come quella di non aver mai giocato a Resident Evil 4. Alla posizione numero 7 ho messo invece Hollow Knight Silksong, il seguito di Hollow Knight, attesissimo da tantissime persone, sono sicurissimo, perché il primo Hollow Knight è stato un indie incredibile che ha stupito tantissimo, ha vinto un sacco di premi ed è stato di una qualità veramente altissima. Questo gioco dovrebbe uscire nel 2023, quest'anno, non c'è una data specifica, si sa che comunque sarà presente nel Game Pass al day one, e posso dirvi poco altro perché anche a livello di trailer, gameplay e quant'altro si è visto veramente poco, molto poco. Ma diciamo che sulla fiducia ci fidiamo che potrebbe essere un gioco molto bello, molto interessante. E comunque è nel Game Pass, day one, no problem. Alla posizione numero 6 invece Final Fantasy XVI, gioco di Square Enix, sono usciti tantissimi trailer invece su questo, sembra qualcosa di incredibilmente magnifico, sia a livello estetico che anche di gameplay, molto rivoluzionato rispetto ai classici Final Fantasy a turni, questo completamente action, che sembra quasi un Devil May Cry, e uscirà il 22 giugno, quindi anche qua abbiamo una data precisa. Io, come ho detto in altri video, non sono proprio un grande fan in generale della saga di Final Fantasy, ma questo effettivamente mi ha impressionato abbastanza, e quindi lo aspetto giugno, sarà un'esclusiva PlayStation 5, almeno al lancio, poi eventualmente fra qualche anno uscirà anche su altre piattaforme, fortunatamente ho una PlayStation 5, quindi a giugno sicuramente lo proverò e vedremo un po' come sarà questo Final Fantasy XVI. Alla posizione invece numero 5, Dead Island 2, sviluppato da Deep Silver, seguito dopo praticamente oltre 10 anni nel primo Dead Island, uscirà il 28 aprile, ha subito un piccolo ritardo e uscirà a febbraio, però uscirà comunque a breve, 28 aprile. Il primo Dead Island mi piacque tantissimo, quindi vedendo dei trailer che mi sembra che sono con l'ignoranza giusta, in un gioco dove sostanzialmente dobbiamo distruggere milioni di zombie con armi create da noi, armi che troviamo, armi da fuoco, armi arrabattate, insomma, è veramente quel classico gioco ignorante dal sapore quasi retro, che però ci sta sicuramente. Probabilmente sarà un gioco non troppo lungo, durerà il giusto per appunto intrattenerci mentre noi sfasciamo teste, esplodiamo zombie e quant'altro, insomma, un sano divertimento dei vecchi tempi. Alla posizione numero 4, e quindi stiamo arrivando verso la vetta, Stalker 2. Dopo aver scoperto effettivamente che sono vivi, è stato proprio il mio ultimo video dell'anno scorso, quello su Stalker 2, è uscito un nuovo gameplay trailer che ci fa vedere i progressi e con un 2023 come data di riferimento, quindi è anche questo TBA senza data specifica, però dovrebbe uscire 2023. Stalker 2, chiaramente tanti problemi di sviluppo perché il team è ucraino e quindi capite voi bene quali sono i problemi in gioco. Però, a prescindere da questo, dovrebbe essere un open world, appunto, con dei tagli GDR, tagli horror, ma comunque FPS in prima persona anche, e dovrebbe chiaramente richiamare i vecchi Stalker, quelli di metà anni 2000. Da quello che si è potuto intuire dai trailer, comunque sembra tutto al punto giusto, al posto giusto, sia a livello di shooting, di ambientazione, che di acting anche, dei protagonisti e di quello che succede. Ci saranno chiaramente dei misteri, delle parti sicuramente horror, delle parti di looting, insomma tutte cose che possono certamente stuzzicarmi, quindi voglio dare fiducia a questo Stalker 2 e lo attendo, sperando appunto che esca effettivamente quest'anno. Ma adesso ragazzi entriamo nella top 3 dei giochi che attendo di più di questo 2023. Al terzo posto sul podio ho messo Starfield di Bethesda, gioco che chiaramente avremmo potuto già giocare se non l'avessero rimandato, quindi la data non era stata scritta veramente con l'inchiostro,
Infatti, gioco che sarebbe dovuto uscire l'11/11/2022, ma rimandato a 2023. In teoria dovrebbe uscire entro i primi 6 mesi, perché era stato comunque, una volta rinviato, rimesso tra tutte quelle serie di giochi Xbox, Bethesda, che dovevano uscire entro un anno solare da un evento specifico che avevano fatto. Quindi in teoria dovrebbe uscire entro giugno, ma ancora non è una data specifica. Quindi ragazzi, se entro un mese o al massimo due non esce qualcosa di più sostanzioso su Starfield, soprattutto una data, potrebbe effettivamente slittare anche nella seconda parte del 2023 e spero certamente non oltre. Ma a prescindere da questo, è un gioco che attendo abbastanza. Ho molti dubbi su questo gioco in realtà, perché l'unico trailer serio che si è visto, quello reveal gameplay trailer, ha fatto notare un sacco di problemi, i classici problemi in realtà dei giochi Bethesda, cioè una ottimizzazione non eccezionale ed era un trailer, quindi cali di frame rate, un combat system shooter che sembrava abbastanza traballante e non particolarmente rifinita, come tutti i giochi Bethesda, d'altro canto. Però ragazzi, è anche vero che da quel trailer praticamente sono passati più di 6 mesi. Spero che uscirà qualcosa di nuovo in questi prossimi mesi che ci potrà più tranquillizzare. Spero che comunque venga ottimizzato al meglio. E comunque ancora, questo è un tipo di gioco immersive sim dove esploriamo un intero universo con centinaia di pianeti generati randomicamente, ma anche parzialmente fatti a mano, con un taglio probabilmente altamente ruolistico. Insomma, è un gioco che deve essere considerato a tutto tondo, ecco, non solo per i bug oppure per il combat system, diciamo così, traballante. Comunque, il gioco ancora non è uscito, vedremo quando esce e ci faremo un'idea ben precisa. In linea di massima è assolutamente un gioco che attendo molto, ma con alcune riserve. E la questione delle alcune riserve in realtà permea, direi, questa top 3, perché tutti e tre i giochi che ho messo nella top 3 hanno delle mie riserve più o meno grandi. Quindi per Starfield ve le ho dette, e per il numero 2, ovvero Zelda Breath of the Wild 2, o meglio dire Zelda Tears of Kingdom, anche per questo gioco io ho delle riserve. Nonostante sia il seguito di uno dei giochi che probabilmente ho amato di più e che ritengo uno dei giochi migliori proprio in generale della storia dei videogiochi, ovvero Breath of the Wild, ho delle riserve. Ma perché, l'ho già detto in un altro video, questo gioco esce sempre su Switch e quindi Switch è una console con un hardware veramente limitato. Ora, loro sicuramente cercheranno in questo gioco di fare dei passi in avanti. E la mia preoccupazione è appunto che la console, l'hardware, non regga queste, diciamo così, migliorie. Di solito quando si va avanti nella vita di una console si riesce a ottimizzare sempre al meglio, e quindi i giochi a fine console sono sempre incredibili rispetto a quelli inizio console. Questa cosa è valsa più o meno sempre, però su Switch io ho delle paure molto grandi. È vero che Nintendo è veramente incredibile, quasi magica, non si sa come riesca a volte a tirar fuori giochi a livello tecnico, stilistico, artistico, anche con hardware appunto limitati, quindi da questo punto di vista dovrei essere rassicurato, però vedremo. Sicuramente lo attendo tantissimo, sicuramente lo prenderò e quindi rispolverò la Switch che c'ha un chilo di polvere di sopra, ma solo giocando appunto potrò scoprire se sono riusciti a rifare il miracolo oppure no. Comunque lo scopriremo il 12 maggio, perché Zelda Breath of the Wild 2 Tears of Kingdom uscirà il 12 maggio su Nintendo Switch, ovviamente. Ma il numero uno dei giochi che attendo di più, e anche questo con tante riserve, non poteva che esserci Diablo 4 di Blizzard, Activision Blizzard, in uscita il 6 giugno. Ecco, questo è veramente l'emblema del gioco che attendo e del gioco del quale sono abbastanza preoccupato. I motivi per cui sono preoccupato credo siano abbastanza ovvi. Le sue pratiche, soprattutto predatorie, in quasi tutti i giochi sono stato un problema. L'ultimo loro Diablo, anche se non l'hanno sviluppato loro, ma certamente, insomma,
ma rimane comunque un loro gioco, ovvero Diablo Immortal. È stato scandaloso, letteralmente scandaloso, un gioco terrificante dal punto di vista della monetizzazione, della predatorietà. Quindi questo Diablo 4 mi dà delle preoccupazioni. È vero che tutto quello che hanno fatto vedere e tutto quello che hanno detto e assicurato dovrebbe anche qua rassicurarmi, ovvero che sì, ci saranno delle microtransazioni nello shop, ma dovrebbero essere sempre e solamente estetiche. E dal punto di vista invece del gameplay e dell'ambientazione, sembra proprio in realtà un seguito assoluto di Diablo 2, quindi molto più dark, molto più oscuro, molto più gotico e sanguinario e appunto non colorato, diciamo così, come Diablo 3. E tutti quelli che l'hanno provato, anche gente che comunque segue da tanto tempo a livello internazionale, praticamente tutti quelli che hanno provato la beta chiusa hanno detto che è un gioco bellissimo, divertentissimo, con un sacco di contenuti e che si sono divertiti tanto. Quindi ci sono ottime premesse in realtà per questo Diablo 4. Diablo in generale, comunque action RPG, sono un genere che mi piacciono moltissimo e quindi sono sicuro che ci passerò tantissime ore. L'unica mia preoccupazione è lo shop e quindi attesissimo, incrociando le dita, che sia qualcosa di decente e che non ci siano sorprese inaspettate. Perché questo gioco può passare dalla droga di giugno, dove ci passerò tantissime ore, a prenderlo, disinstallarlo e buttarlo nel cesso qualora lo shop dovesse essere sbagliato. Ma chiaramente lo valuteremo al momento opportuno. Detto ciò, ragazzi, questa è la mia lista, la mia top 10 dei giochi che attendo di più nel 2023. Spero vi sia piaciuta. Come detto prima, se volete condividere i vostri giochi più attesi sotto nei commenti, sarò contento di leggerli. Adesso noi però ci salutiamo e ci ribecchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi. Grazie per aver visto il video, statemi bene come sempre e alla prossima. Ciao ciao!